Ciao a tutti, oggi sono qua per farvi vedere delle idee per acconciare i capelli, per mettere i capelli, che di solito io utilizzo quando non ho i capelli molto puliti, però allo stesso tempo non li ho nemmeno sporchi, che devono essere lavati, e soprattutto li faccio perché sono veramente non portata per farmi i capelli, e per farmi i capelli intendo le acconciature, tipo gli chignon, le trecce, queste cose qua, non sarò proprio in grado. E quindi ho trovato questi mini hairstyle che riesco a fare, mi piacciono, non sono niente di che, però non lo so, mi danno comunque l'idea di una persona che si è messo un po' per farsi carina, che si è pettinata, ordinata, mi piacciono. Saranno degli hairstyle che non avete mai visto da nessun'altra parte? Sicuramente no. Sicuramente sono degli hairstyle basic, non di quelle cose che dite oddio, wow, questa è una cosa fighissima, anche perché solitamente quando vedete queste cose super fighe poi non si riescono mai a fare su se stessi. E quindi voglio cercarvi di portare delle idee che riusciate veramente poi a fare sui vostri capelli. Da persona pigra, la quale sono, che non ama lavarsi i capelli ogni due giorni, ma magari dai, aspetto anche il terzo, proprio male che vada il quarto, mi sono resa conto che la cosa fondamentale che devo fare ai miei capelli nel momento in cui non sono estremamente puliti per acconciarli in una maniera che risultino comunque belli è quella di andarli ad arricciare, in quanto andandoli ad arricciare un pochino, a dargli un po' di volume, il capello sembra automaticamente più pulito. Ma partiamo subito con gli hairstyle. Mi sono fatta questa coda altissima stile ananas perché quando mi devo arricciare i capelli, sicuramente andandoli a dividere in sezioni mi vengono meglio, ma allo stesso tempo ci metto anche più tempo, appunto. Quindi quando non ho tempo mi vado a fare questa coda altissima, divido i capelli in due sezioni e vado ad arricciare solamente questi capelli qua, che risulteranno di meno, non so per quale legge della fisica, rispetto ai capelli sciolti che divido in parte per parte. Come andrò a arricciare i miei capelli? Li vado ad arricciare con questo prodotto qua, che è un curl di Nala. È un arricciacapelli che non va attaccato alla presa per essere utilizzato, quindi è sicuramente molto comodo per le persone che vogliono ritoccarsi i capelli anche in giro, perché appunto non deve essere attaccato, l'importante è che sia carico. E soprattutto è un curler totalmente automatico, ossia non abbiamo bisogno di manualità per utilizzarlo, perché fondamentalmente fa tutto lui, cioè voi prendete la ciocca, la inserite, vabbè, adesso vi farò vedere. Nel frattempo lo accendo. Ok, l'ho acceso, adesso la lucina sta lampeggiando, aspetto che finisca di lampeggiare, così mi dice praticamente che il curler è abbastanza caldo. E poi iniziamo la nostra piega. Fondamentalmente quello che ho intenzione di fare è arricciare la maggior parte dei miei capelli in questo modo e poi me li vado a sciogliere, vedo quali sono i capelli che non sono abbastanza ricci, che stanno magari solamente qua davanti, e vado a riprendere giusto questi qua davanti per dare un aspetto come se mi fossi fatta una piega super dal parrucchiere, cosa che non è vera. Allora, il dispositivo è pronto, adesso vi faccio vedere come si usa. Lo prendo, una ciocca che deve essere massimo di 2 cm, la infilo all'interno del curler, premo S, questo andrà a prendere la ciocca, si ferma automaticamente, esatto, inizia a fare il beep, e quando fa il doppio beep vuol dire che posso lasciare la ciocca. E ecco il boccolo fatto. Vi rifaccio vedere. Ora faccio tutta la testa e torno. Ho finito di fare tutta la testa, li ho sciolti e ho ripreso qualche capello che non era venuto abbastanza mosso. E adesso li apriamo insieme. Pettine a denti larghi. Quindi ora abbiamo la nostra base di capelli da cui partire e vi faccio vedere questi hairstyle. Per il primo la sola cosa che vi servirà sarà un elastico, io utilizzo questi qua che sono quelli ricci che non fanno mai i capelli. Vado a prendere questa parte di capelli qua, lasciandone un po' sopra l'orecchio e lasciando anche cadere questi ciuffetti di capelli che ho davanti. Mi aiuto con un pettine a tirare i capelli al lato per non avere bozzi. E con questi capelli dietro che rimangono posso sia fare una coda che fare uno chignon. A me personalmente piace più con lo chignon. Quindi faccio questa sorta di ciuccettino con i capelli che scendono, che sono mossi. E quindi questo è il primo hairstyle. Davanti i capelli che scendono e vanno verso l'esterno. Dietro, se riesco a farvi vedere, capello con ondina, e ovviamente ci sono delle varianti, perché ad esempio sotto a questo chignonino che abbiamo fatto possiamo farci anche una treccina. Cioè, quello sta totalmente a voi, a me personalmente piace lasciare il look veramente molto molto semplice. Secondo hairstyle. Per questo secondo hairstyle mi vado a fare la riga dove la porto di solito, quindi voi fate la destra, la sinistra, al centro in base a come vi piace vedervi e come vi piace il vostro viso. Io
trovo che questo hairstyle sia totalmente una cavolata, ma allo stesso tempo mi sono resa conto che non ho mai saputo fare la coda in vita mia ed è per questo forse che non mi ci sono mai vista bene. E il motivo è questo e adesso ve lo farò vedere. Allora, prendo i capelli per fare una coda, parto dal basso e piano piano la porto verso l'alto. La cosa importante che non si deve assolutamente fare è andare a levare questa riga qui. Questa non la dovete levare, la dovete lasciare intatta com'è. Ovviamente sta a voi decidere quanti capelli lasciare davanti, a me piace che ci sia il ciuffo. E lasciamo anche un po' di capelli ai lati, vicino alle orecchie. Questo qui è il secondo hairstyle, ossia una coda non fatta benissimo, cioè non super tirata, perché comunque i capelli mossi, se rimangono dei capelli fuori sono comunque carini, sembra che li ho fatti apposta, anche se in realtà è solamente perché non so farmi la coda. Però mi piace molto, soprattutto quando voglio essere un po' più elegante. Ovviamente con questo maglione enorme non mi farei mai questa acconciatura, però con una cosa un po' più attillata, con un vestitino carino eccetera, questa coda mi piace un botto. E in più dipende ovviamente da quanto la tirate. Io ho utilizzato l'elastico quello morbido, quindi non l'ho tirata molto, ma utilizzando un altro elastico potete tirarla tantissimo e vi fa effetto tipo Kylie Kendall Jenner, con tutti questi occhi allungati, la coda molto carino. L'ultima hairstyle che vi faccio vedere penso sia il più semplice di tutte e consiste nel prendere questa ciocchetta di capelli qua davanti più corta, lasciarla giù, andare a prendere gli altri capelli e al posto di andare a fare una treccia li vado ad arrotolare, perché qui la pigrizia è regna sovrana e stiamo parlando di noi alle 8 di mattina che dobbiamo uscire di corsa con i capelli non lavati e ovviamente non abbiamo alcuna intenzione di metterci a fare anche una treccia. Quindi arrotoliamo, arrotoliamo, arrotoliamo e poi la possiamo fissare o con una forcina o con una mollettina. In questo momento ho una forcina, quindi faccio con questa. La forcina la metto e poi prendo dei capelli da dietro e li metto sopra per cercare di mascherare la chiusura della forcina. Ovviamente la stessa cosa la possiamo fare anche dall'altra parte, sembreremo una principessa della natura e dei fiori. Adesso non ho un'altra forcina da utilizzare, però ve la faccio vedere al volo come verrebbe. Se avete i capelli anche più lunghi, alla fine li potete unire e fare una treccina. E ragazzi, ma è super carino e soprattutto non si vede l'attaccatura maschera, l'eventuale sebo che noi abbiamo in eccesso, pazzesco. Nel frattempo che ho fatto tutto il video, che voi ovviamente avete visto in pochi minuti, ma non sono pochi minuti perché fai l'acconciatura, poi riprendi i capelli, poi parlane, poi leva l'acconciatura, poi fanno un'altra, ovviamente ci ho messo un po' di tempo, il curler ha fatto ti e si è spento. Questo perché ha un'autonomia di 30 minuti se non sbaglio e ovviamente non mi ricordo se ve l'ho detto prima o meno, comunque tutte le informazioni su questo curler ve le lascio qua sotto nell'info box, però posso ovviamente decidere sia la temperatura del a cui scalda il mio capello, del tubo all'interno di ceramica, sia il tempo che il mio capello starà all'interno del curler, quindi per quanto tempo fa bip 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 fino a che non posso rilasciare il capello. E ovviamente questo è molto utile perché ognuno ha capelli diversi e ognuno sa, il mio cane abbaia, e ognuno sa quanto tempo deve stare il proprio capello all'interno del curler o comunque il proprio capello a contatto con la temperatura per avere la piega perfetta. Quindi questo è tutto per questo video, io spero davvero che vi sia piaciuto, spero soprattutto che le mie idee le riusciate poi effettivamente a fare nella vita reale, perché spesso vedo questi video bellissimi, le acconciature pazzesche che però poi non mi metterò mai a fare, sia perché non ho la manualità per farlo, sia perché non ho il tempo per farlo, quindi volevo portare veramente un contenuto che fosse diretto e soprattutto che le persone riuscissero a farlo nella vita reale. Vi mando un grosso bacio, ciao ciao!